5 accessi al pronto soccorso in 5 mesi con evidenti segni di percosse sul corpo non sono passati inosservati al personale sanitario che collabora con le forze dell'ordine quando si tratta di attivare il codice rosso, ovvero il codice che attiva tutta la rete antiviolenza a protezione delle donne vittime di violenza. Così i carabinieri della compagnia di Breno, pur in assenza di una denuncia, hanno svolto le indagini condotte dal sostituto procuratore Bernardi, che hanno portato il giudice a disporre per l'uomo un 26enne tunisino non in regola con i documenti di soggiorno e già conosciuto dai militari per precedenti per spaccio di droga, l'obbligo di avvicinarsi alla compagna, una 29enne della Valle. Obbligo non rispettato e così i militari sono intervenuti su mandato del GIP del Tribunale di Brescia in questi giorni, arrestando di nuovo il pregiudicato, già finito in manette nel 2020 per detenzione e spaccio di cocaina. Il codice rosso ha permesso di allontanare così l'uomo dalla vittima, la quale non solo non ha voluto presentare denuncia, ma ha anche cercato di difendere il compagno violento nonostante le continue aggressioni che aveva subito senza ribellarsi. L'ultimo referto del pronto soccorso riporta una prognosi di 30 giorni per le botte ricevute. Questa prova, insieme ad altre testimonianze, ha portato il 26enne in carcere a Brescia. L'attenzione dei carabinieri della compagnia di Breno durante le festività natalizie si è concentrata soprattutto sul rispetto delle disposizioni impartite dall'ultimo decreto governativo che ha limitato gli spostamenti nei comuni della valle. Posti di blocco sono stati istituiti lungo la strada statale 42, sia nella zona di Pisogne ed Arfo Boario Terme, sia Berzodemo e Malonno. Durante i controlli, i militari della stazione di Esine hanno fermato una quarantenne che si stava spostando da casa verso il luogo di lavoro, che era risultata positiva al Covid in seguito al tampone eseguito a metà dicembre, ma asintomatica. La donna è stata fatta tornare a casa. Un 49enne di Angolo Terme è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza, fermato alla guida della sua auto dai militari del radiomobile. Risultava avere un tasso di 1,93 grammi litro. Gli è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto. Non è finita meglio un 56enne di Costa Volpino, che è stato fermato dai carabinieri della stazione di Darfo Boario Terme. Nella sua auto è stato rinvenuto un involucro contenente 20 grammi di marijuana. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione e nella camera del figlio i carabinieri hanno trovato 2 dosi di erba. In quella della figlia sono state sequestrate 5 dosi di marijuana e una di hashish. Padre e figli sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. La patente di guida del genitore è stata ritirata.